Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo il nostro percorso con questo torneo. Siamo riusciti ad arrivare alla semifinale e quindi vedremo se riusciremo a vincere e arrivare alla finale. Poi vediamo se riusciremo ad alzare questo trofeo. Sì, tra l'altro nella semifinale affronterete Real Bari, squadra che avete già affrontato nella fase di qualificazione. Siete riusciti a vincere all'ultimo secondo grazie al gol di Ivan Pozzi, 3-2, quindi una delle partite più complicate probabilmente di questo torneo. Come ti senti? Sì, è stata sicuramente la partita più complicata. Poi queste partite sono molto toste perché durano solamente 20 minuti e quindi basta prendere gol per mettersi storte. Quindi dobbiamo stare concentrati fin dal primo minuto e gestire bene la palla. Tra l'altro hai fatto 2 gol tra ottavi e quarti di finale, adesso ci sono altri 2 turni un po' più difficili. Cercherai sempre il gol o comunque continuerai a giocare sempre di più per la squadra? Diciamo che proverò a vincere, proverò ad aiutare la squadra a vincere il torneo. Quindi il gol diciamo che può aiutare la squadra, ma se lo può fare un altro al mio posto non mi cambia niente. A vedere anche come state andando, sembrate una squadra che ben consolidata, quasi non sembra che appunto state giocando da così poco insieme, oltre al fatto che comunque c'è buona parte di balza. State giocando molto bene, magari anche al di sopra di quelle che erano le mie aspettative. Sì, stiamo giocando bene, dagli ottavi in poi abbiamo iniziato anche a giocare meglio, a costruire meglio le azioni, quindi cercheremo di continuare così anche per la semifinale e finale. E vediamo quindi come andrà a finire la semifinale, se riuscirà appunto ad arrivare nella finale, andiamo a vederlo. E allora è tutto pronto per questa semifinale, parte come sempre Rinaldi in porta, Pozzi come ultimo. Ercolani davanti, laterali Conti e Fabio. Allora ragazzi, come vedete stiamo indossando le maglie Fabio Di Mauro Official con il nostro logo. Stiamo lanciando un contest in cui per ottenerle dovrete scaricare l'app Dice Dream. Spiegaci tu un attimo come ottenerle. Assolutamente, innanzitutto ringrazio il mio grafico di fiducia Cristian Maiocco per la progettazione delle maglie. In secondo luogo, per poter vincere anche voi le maglie Fabio Di Mauro Official, cosa dovrete fare? Semplicemente scaricare l'app Dice Dream, aprire l'applicazione, andare sul menu tendine in alto a sinistra e fare uno screen che dimostra il fatto che voi l'abbiate scaricata e siate correttamente loggati con il vostro profilo utente. Ci mandate questo screen direttamente su Direct al profilo di Fabio. Tutto molto semplice, dopo noi sorteggeremo uno di voi che riceverà personalmente a casa la maglietta di Fabio Di Mauro Official. Scaricate Dice Dream, link in descrizione. Scaricatela! Sicuramente tra l'altro già visto con il Balza, però davanti chiaramente gioca Ercolani, che si è dimostrato comunque uno dei giocatori più interessanti di questo torneo. Ora Pozzi prova subito a dargli un'occasione, tiene in campo il pallone dell'area Bari, non lo gioca benissimo, questo favorisce Pozzi che poi sbaglia l'intervento e allora l'occasione per l'11. Ma bravo e attento Rinaldi a uscire con i tempi giusti. Pozzi questa volta ben appostato, la gioca anche bene per Ercolani e qui nel contropiede. Ercolani pensa al tiro, prova a farlo esplodere. Pozzi, Ercolani ancora Pozzi. Ercolani trova Fabio che cerca il mancino, apre poi la Pozzi. Si muove lungo la linea Fabio, Pozzi trova in mezzo Conti. Para il portiere, Fabio era lì, pronto anche a ribadire in porta. Non ne ha avuto occasione però. Palla lunga, riceve il numero 8, la scarica, subisce anche fallo, però il 5 è una buona occasione, apre verso l'11, ma la palla schizza su questo campo e quindi termina in out. Ercolani, Pozzi, alza verso Fabio che colpisce con il petto, non riesce però a ricevere Conti, poi contrasto con l'8, lo scarico per il 2. Sale Conti, riceve l'11. Fabio tiene il pallone, poi attenzione lo perde, c'è un fallo ravvisato. Commesso dal numero 8, contato un po' dubbio. Comunque, segnalato la punizione a favore dei rossi. Prova a partire Pozzi, cerca l'interno, apre poi nella zona di Fabio. Ancora Pozzi. Trova Ercolani in mezzo al campo, apre nella zona di Fabio che non trova lo scambio con Ercolani perché c'è il fallo da parte numero 8. Quindi siamo anche abbastanza vicini alla porta, la palla sembra la volesse la prendere Conti. Occasione per la Gugliese. E allora Conti, ma anche Ercolani, questa volta sul punto di battuta. Conti sembra sempre volerci andare con il mancino. E allora pronto Conti, va con il mancino, palla deviata che passa in mezzo alla barriera, ma non finisce verso lo specchio della porta, però è angolo per la Gugliese. Attenzione perché si inserisce Fabio e anche Conti sulla fascia opposta, Pozzi riesce solo a colpire ma non a indirizzare, palla che termina fuori per l'area al Bari. Attenzione a Conti, riceve, contatto, si gioca. Pozzi trova Fabio che cerca il mancino, Fabio va sul mancino, prova a calciare Murato, palla che termina fuori, ma il calcio d'angolo pure rimessa laterale della Gugliese. Conti, lo scarico verso Pozzi, non trovato, poi Pozzi esce con i tempi giusti sull'avversario, si recupera il pallone e poi va da Ercolani. Ercolani trova la palla in mezzo alle gambe verso Pozzi, chiude tutto il numero 8. Palla avanti. Attenzione perché lui dice da solo, ti riesce a tenere il pallone in campo, è una buona occasione, il tiro verso la porta, Rinaldi chiude, attento Rinaldi, Pozzi, Fabio, anticipato, Pozzi raccoglie ancora una volta, sempre attento, sempre appostato nella zona giusta e poi esplode un dribbling.
Palla che attraversa anche in questo caso tutto il campo e termina in auto dalla parte opposta. Ha cercato Robby Conti. Ercolani. Conti. Palla verso Pozzi che tiene in campo il pallone. Può ricevere ancora Conti, se ne va via Pozzi, classica giocata. E poi sempre il numero 5 a intercettare tutto. Pozzi. Palla verso Fabio che può andare l'uno contro uno. Fabio sfida la difesa avversaria, va su Mancino. Fabio con il mancino. Bella la conclusione, palla che finisce alta. Buona iniziativa da parte di Fabio. Se ne va via Pozzi, prende diverso spazio. Cerca di andare sul mancino. Ancora una volta però è chiuso. Conti pensa al tiro. Apre da Fabio. Fabio all'uno contro uno a spazio. Fabio per il mancino. Poi serve Ercolani. Ancora verso Fabio. Buona la chiusura da parte del 2. Raccoglie il portiere. Impresa sicura e bassa. Pozzi recupera. Va al tiro Pozzi. E sblocca ancora una volta il match a lui. Nelle zone, nelle situazioni più difficili, come in questa partita, era difficile sbloccare questo match. Lo fa come sempre Pozzi, che prende la squadra in mano, da leader assoluto, sblocca il match, fa 1-0 e ora mette la Gugliese in una buona situazione, quella del vantaggio. Scambio dell'8 con l'11 che non si concretizza. Palla che termina ancora una volta in rimessa laterale. Pozzi. Palla per Ercolani, ancora Pozzi. Fabio prova a ricevere questo pallone, Pozzi va da solo. Palla che rimane in campo però è per Ale Albari. Rinaldi alza verso Conti, sto con il petto, alza nella direzione di Fabio che ora riceve. Palla che poi passa, Ale Albari può partire in contropiede, va al numero 8 che pensa anche al tiro, lo fa partire, deviato il calcio d'angolo per Ale Albari che prende metri, prende spazi ma finora non trova la porta. Si muove l'11 in mezzo all'area, marcato da Fabio, è proprio lui a colpire, trova l'anticipo su Fabio, non trova la porta. Cerca Ercolani, riesce ad accogliere, c'è Fabio sulla destra, Ercolani non riesce a trovare spazi per servirlo e quindi Conti. Pozzi, si apre Fabio, Pozzi ha tanto spazio davanti a sé, serve Ercolani, Ercolani non riesce a controllare ancora una volta, la palla schizza sulla sua sì, ricorsa comunque che pare indirizzare un tiro verso la porta da parte del 10, infatti è così, colpisce l'11, palla che rimane lì, poi raccoglie Rinaldi e può ripartire con Cristoni che è appena entrato, apre da Conti. Fabio si propone, Conti va da solo, attenzione perché è un 2 contro 1. Conti apre verso Fabio, palla lunga e Fabio scivola. Pozzi riceve e apre da Fabio che ha spazio davanti a sé, è un 2 contro 1. Fabio deve sfidare i due avversari, va sul destro, prova con il destro e il tiro è molto insidioso. Respinge il portiere, non una respinta comunque particolarmente sicura questa perché la palla sta andando quasi verso la propria porta. Tiro potente da parte di Fabio. Trova comunque l'intervento da parte del portiere avversario. Viene Cristoni a ricevere, scambia con Conti, apre verso Pozzi ma la palla è uscita fuori nello scambio con Cristoni, quindi rimessa per l'area Albari. Conti, Cristoni, apre da Fabio che ha spazio, può andare uno contro uno, Fabio va su Mancino, intervento un po' pericoloso da parte del 10, qua c'è un fallo netto secondo me, forse anche prima da parte del 10 ed è quinto fallo, prossimo fallo, tiro libero. E allora Fabio sistema accuratamente il pallone, guarda la barriera. Due uomini posizionati da parte del portiere. Rincorsa media lunghezza. Allora parte Fabio e corto poi la Pozzi che calcia verso la porta e trova la doppietta con grande intelligenza. La Gugliese trova il raddoppio ancora una volta con Ivan Pozzi. Bravo comunque Fabio a captare il potenziale pericolo per la difesa avversaria servendo Pozzi, che ha realizzato comunque una situazione abbastanza interessante, anche abbastanza ravvicinata, il gol che vale il raddoppio. Indirizza anche questa semifinale nella zona della Gugliese. Prova a partire però l'11, prova a dare il via comunque a una rimonta. Ancora Cristoni, attenzione perché la situazione è molto interessante. Cristoni va da Pozzi, lascia verso Cristoni, che forse ci va con il piede sbagliato, ci va con il mancino, colpisce male con la punta. Palla che poi tra l'altro schizza via e schizza in questo caso anche sul fondo, in cerca del terzo gol che metterebbe in sigillo la partita e la semifinale. Toschi riceve Rinaldi che conclude Murato. Ancora l'11, scarico da 2, Fabio in pressing sull'11, palla che termina fuori. Rinaldi di pugno, Cristoni deve scaricare il pallone, lo fa male. Intercetto da parte del 7 che adesso ha anche una buona occasione, può calciare verso la porta, prova il destro bloccato da parte del portiere. Fabio non trova Toschi, palla un po' forzata quindi può affittarne l'11, palla che rimane lì, ci prova adesso il 2, forse ha toccato Rinaldi, no secondo il direttore di gara, palla che termina fuori
Rinaldi. Serve Fabio, che è alla prateria. Fabio pensa al tiro. Fabio se ne va. Contatto anche in questo caso un po' dubbio. I due comunque con un gesto di fair play fa alzare l'altro numero due della Gugliese, ovvero Fabio. Che adesso riceve, ha un'altra grande occasione. Pressato, prova ad andare via. Serve Cristoni, palla in verticale che non si concretizza. E quindi il 10. Bella la palla per il numero 11 che controlla. Interviene Rinaldi e poi gioco pericoloso da parte del numero 11. Il in questa sesto. Scivolata. Lo dasse la coltella. È il sesto, eh! È il sesto, eh! Oh. Arriva il fallo ed è effettivamente il sesto. Quindi corrisponderebbe al tiro libero. Lo chiama anche Ivan. È il sesto! Il direttore di gara dice calma, Toschi ricorda il direttore di gara che è il sesto ma si gioca. I ragazzi in maglia rossa. Fabio si muove dietro al 2. Riceve però Toschi che può andare anche al tiro. Toschi va sul mancino, Toschi! Barba al palo, palla sul fondo. Allora il numero 10 alza nella zona dell'11. Palla che schizza via ancora una volta in out. Rinaldi lascia scorrere il pallone in out. Si prende anche qualche secondo prezioso. Ricordiamo che tra l'altro non c'è ovviamente il tempo effettivo. Rinaldi, palla lunga, serve Cristoni che mette giù, bravo in questa situazione Cristoni che poi va a smancino, palla alta, Toschi, Cristoni ancora una volta cerca il mancino, rallenta, apre da Fabio, Fabio anche lui sul mancino, deve andare alla conclusione e poi scarica invece da Rinaldi che va a sua volta al tiro, palla questa volta fuori anche di un po', buono comunque il tiro di Rinaldi e in generale la costruzione da parte della Gugliese che si sta dimostrando una squadra comunque ben. Cristoni chiude. Non ha tante soluzioni, prova a forzare la giocata, infatti non riesce ad andare via. E adesso ripartenza per la Real Bari. Numero 7, prova ad andare via, due uomini addosso, Fabio recupera il pallone regolarmente, poi sguscia via, fallo! E anche questo caso abbastanza brutto, 10 va a chiedere scusa a Fabio, è sesto fallo, è tiro libero. Vediamo chi lo batterà, anche perché Robby Conti non è in campo, si avvicina a Toschi, il fallo se l'è preso Fabio, quindi forse andrà a lui. Vediamo. E infatti Conti chiama il tiro libero a Fabio, che andrà a lui alla conclusione. Si è preso questo fallo in un grandissimo modo. Si è alzato il pallone in mezzo ad avversari e il 10 ha provato a fermarlo commettendo fallo. Ora Fabio prova a partire. Parte Fabio con il mancino, parato dal portiere che la blocca in due tempi. Tiro forte, potente da parte di Fabio. Nemmeno troppo, poi forse in realtà. Conclusione più che altro non particolarmente precisa. Rinaldi alza il pallone verso Cristoni che non riesce a prendere posizione e quindi può ripartire la Real Bari. Ci prova con il suo numero 5 che pensa a destro, ci prova. Palla ancora, una volta però fuori e ancora una volta non di poco. Riesce ad arrivare in quella zona Real Bari ma quando c'è da concretizzare e da prendere la porta non ci riesce. Palla di Rinaldi lunga, palla che schizza. Se il campo non fosse bagnato sarebbe stata anche una buona palla. Allora palla in verticale verso il 10 che pensa alla soluzione centrale ma è attento Rinaldi che chiude in out. Manciata di minuti al termine, semifinale che sta andando nella direzione della Gugliese, ma deve resistere a questo assalto da parte della Real Bari. Cristoni, due volte, palla che rimane ancora lì, si accentra il 5 che poi serve il 14, Fabio di forza, di fisico, prende posizione e prende a casa anche questa finale, vince la Gugliese, risultato di 2-0, ancora una volta con la Real Bari, partita anche abbastanza equilibrata, ma poi ci ha pensato Ivan Pozzi a siglare la doppietta e a mandare in finale la Gugliese. Come stai? Come stai in generale? Insomma, anche un braccio sì, abbastanza sanguinante. Si dice sanguinante? Si dice sanguinante? Sì. Perfetto, ma ovviamente se sono un telecronista queste cose le so, volevo metterti alla prova. Partita ancora una volta un po' complicata con la Real Bari, un po' meno rispetto a quella di ieri. Fabio non si ricorda di aver giocato contro questi avversari anche ieri, incredibile. Dunque, in generale, non sei riuscito a segnare, hai fatto segnare però Ivan Pozzi, perché non hai tirato lì? In generale, qual è stata la tua interpretazione della situazione? Che anche io ho tirato due volte da là ed era tutto chiuso, cioè non avrei saputo dove tirare, c'era Ivan completamente tutto solo, ero praticamente costretto a passargliela. Invece tiro libero che è finito sulla bocca dello stomaco del portiere, se potessi tornare indietro come lo tireresti? Vabbè sì, lo devo tirare più forte, però c'è un po' di stanchezza da tutte queste partite di fila. Secondo me avrei dovuto tirarlo sull'altro lato perché è un po'... Non so, è più intuibile tirarla di incrociare. Quindi pensi che il tuo portiere sia andato più a intuito che sì, proprio sì, a... Sì, è andato giù che io avevo già tirato praticamente. Eccoci Fabio, sì, allora come hai visto questa partita in generale? Ti saresti aspettato qualcosina in più da te stesso, dalla squadra e soprattutto come arrivate a questa finale? No, secondo me siamo andati bene sia io che la squadra, abbiamo vinto ancora in tranquillità secondo me. Abbiamo avuto sempre la gestione della partita e quindi niente, dobbiamo continuare così anche nella finale. Ok. Dobbiamo, ottimismo.
Oh, ci sono delle perdite qui, ingegneri! No, ragazzi, è la finestra! Oh, ma io vorrei fare... È possibile fare un secondo piano? Vista parcheggio! No, niente. Non è tutto pronto per la finale del torneo, le squadre tornano in campo, è la finale, non si può sbagliare, una partita delicatissima, si affronteranno Gugliese e Schalke 104. Inquadrato nel frattempo anche Ivan Pozzi, protagonista assoluto di questo torneo, di questa competizione per la Gugliese. Tanti gol realizzati per lui, tanto apporto offensivo, ma come sempre non ha mai fatto mancare ordine, qualità e quantità alla propria squadra. Sicuramente un giocatore preziosissimo nel Balsa, ma anche appunto per la Gugliese. Tanto inquadrato anche quello che sarà il direttore di gara di questa finale. Test per controllare il rimbalzo del pallone, che effettivamente non è che ci sia un granché, però si può procedere con la finale, con le squadre che iniziano sempre a prendere posizione in campo per darsi una quadra, per affrontare nel migliore dei modi quello che è chiaramente il match più importante che affronteranno in questa competizione. Ha solo l'ambizione di vincere questo torneo e quindi è tutto pronto per iniziare questa finale. Vediamo chi avrà la meglio tra Gugliese e Schalke 104. Dunque, sembra che si rimanga così per quanto riguarda il campo. Gugliese che attacca da sinistra verso destra e viceversa per quanto riguarda lo Schalke 104. Si può iniziare per la finale. Batte Ercolani. Da Pozzi. Alza proprio da Ercolani, che deve proteggere il pallone sul numero 3. Sguscia via Ercolani. Palla poi messa in mezzo, su cui non può arrivare Fabio. Quindi ripartenza per lo Schalke 104. Palla in profondità per il numero 99, che può mettere questa pallone in mezzo. Lo fa. Palla che attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo. Ivan Pozzi. Grazie. Possesso per lui. Con calma, allarga sulla sinistra dove c'è Conte. Ball in out, nel senso che rimane in favore della Gugliese. Fabio. Pozzi. Conti cerca a destro, cerca poi la palla in verticale verso Fabio, che non si concretizza, quindi ripartenza per lo Schalke 104, che non si concretizza, si riparte con la punizione a favore dei neri. Adesso prendono campo, prendono metri e anche il pallone, che non l'hanno visto molto fino ad ora. Parte numero 3 dello Schalke, oddio, non particolarmente pericoloso per utilizzare un eufemismo, e quindi si può ripartire con il rinvio dal fondo per la Gugliese. Pozzi, da Conti, ancora Pozzi, apre da Fabio, apre a sua volta da Conti, palla in verticale da Ercolani che protegge il pallone, lo tiene lì, lo difende e poi torna da Fabio. Conti. Apre sempre da Ivan Pozzi. Palla allargata da Nazzara di Pozzi. Serpentina di Pozzi. Che poi va da Conti. Conti esplode il mancino. E arriva anche il primo intervento da parte del portiere dello Schalke. Palla che termina in angolo. Buon guizzo, buono spunto da parte di Robby Conti. Fermato dall'estremo difensore dello Schalke. Ercolani può andare. La palla è fuori verso Fabio, che calcia, trova la porta, trova anche ancora una volta il portiere avversario. Attenzione alla ripartenza, bravo Pozzi a leggere tutto con grande anticipo, poi va verso la porta Ivan Pozzi, chiuso dal terzo intervento, pronto la parte del portiere dello Schalke. Si riparte con la rimessa laterale per la Gugliese. Conti, il mancino murato, insiste Ercolani, che va anche lui sul mancino e trova ancora una volta le mani del portiere dello Schalke. Si riparte da lì. Palla lunga verso il 99, Pozzi ancora una volta attento e ordinato, va da Ercolani che può aprire da Fabio, lo trova, Fabio lo contro uno, Fabio verso la porta, trova la deviazione questa volta da parte del difensore, ma si riparte ancora dalla bandierina e un assedio fino ad ora per la Gugliese. Palla fuori, da Conti che pensa al tiro, va ancora da Pozzi. Pozzi cerca il destro, non riesce a farlo esplodere, quindi ancora Fabio raccoglie. Conti trova il mancino, trova anche l'opposizione da parte del difensore, si riparte quindi con la rimessa per la Gugliese. Intanto è quadrato Fabio. Comunque sta cercando di ritagliarsi uno spazio in questo match, ma lo Schalke si difende anche molto basso. Si propone Conti, che può andare anche al mancino, cerca la conclusione, palla che finisce di poco fuori. Bello comunque il tiro da parte di Robby Conti. Forse qua è mancato anche qualcuno che andasse sul secondo palo, ma chiaramente non era facile. Palla lunga. Corre sul campo bagnato e termina da un portiere all'altro. Si riparte con il rinvio dal fondo per Rinaldi.
palla verso Ercolani che cerca l'uno contro uno, poi un colpo di tacco che non si concretizza come avrebbe voluto. Quindi ritrova però il pallone, può andare anche al tiro Ercolani, si libera allo spazio per calciare, palla che rimane lì e dopo la deviazione la palla termina in angolo, ma bello lo spunto ancora una volta da parte di Ercolani. Fabio può andare anche al tiro, Fabio cerca il destro, lascia Ivan Pozzi. Si va in mezzo a una serie di maglie nere, perde il pallone qui, può dare il numero 11 che calcia verso la porta, Fabio lo disturba, lo ostacola e si guadagna una rimessa dal fondo. Conti calcia verso la porta e ancora una volta non ci arriva Fabio sul secondo palo. Allora, calcio d'angolo per la Gugliese, c'è stata deviazione, Fabio tocca per lui, Conti va su Mancino, calcia, deviato, palla che viene lì, Fabio! E trova il gol del vantaggio, Fabio Di Mauro, 1-0 per la Gugliese che si porta avanti nella finale. Trova la rete proprio lui con il mancino, Fabio riesce a realizzare il gol del vantaggio, bravo Conti in questo caso a crearsi lo spazio per calciare, il suo tiro poi è stato respinto, capita sui piedi di Fabio che da lì è una sentenza e punisce il portiere per quello che vale l'1-0, Schalke sotto. E ora si riparte sul punteggio che si è sbloccato, tanti tentativi fino ad ora per la Gugliese, anche per lo Schalke che adesso ci prova, quindi nel suo numero 11, ma non riesce a trovare il varco giusto per mirare la porta. Conti va via, perde il pallone e poi lo recupera. Ancora Robby Conti insiste, scarico corto da Fabio. Ancora Ivan Pozzi. Prova Ercolani che prova a girarsi, la palla poi corta verso Conti che calcia verso la porta. Tiro alto e anche di un po'. Lascia da Conti che calcia col mancino, la strozza un po', la palla termina fuori. C'è stata ancora una volta però la deviazione, quindi ancora rimessa per la Gugliese che rimane lì e cerca il raddoppio. Palla lunga raccolta dallo Schalke, poi Pozzi sempre ben appostato recupera, va in partenza Ivan Pozzi che cerca il tiro e qua c'è un fallo netto da parte del numero 69 che va a sbilanciarlo appoggiando due mani sulla schiena di Ivan Pozzi, commette un fallo palese netto e quindi la punizione è a favore della Gugliese. Barriera sistemata per il portiere dello Schalke, pronto a partire Fabio che va verso la porta e trova l'intervento da parte del portiere, l'ottimo riflesso da parte del numero 1 dello Schalke, evita il raddoppio. Ora palla in profondità, non riesce a tenerlo in campo il numero 6, palla che schizza sul terreno bagnato, termina fuori. Ancora Robby Conti, cerca Fabio, non lo trova e quindi può ripartire lo Schalke, ma poi rimedia Conti al suo stesso errore e si porta a casa più che la rimessa laterale ordine. Pozzi ben appostato, recupera ancora una volta il pallone, può ripartire. Pozzi va da solo, bello comunque lo spunto, ma si trascina il pallone in auto, rimessa a favore dello Schalke. Palla lunga, intercettata ancora una volta da Robby Conti, che va sul destro. La buona di Conti! Palla che termina fuori, bella la giocata da parte di Conti, forse un po' inefficace, almeno così è stato, però la giocata è sicuramente stata esteticamente fantastica da parte del numero 7. Pozzi interviene di testa, serve Ercolani che può andare verso la porta, la parata del portiere con il piede destro. Ottimo intervento ancora una volta da parte del portiere dello Schalke che finora sta facendo una partita eccezionale. Ancora Ercolani, calcia verso la porta, murato, quindi ancora Conti non trova lo spazio per il destro e può ripartire lo Schalke, ma chiude ancora una volta chi se non Ivan Pozzi. Palla verso il numero 11 dello Schalke, prova a girarsi, tensione di Toschi che è entrato in campo di Fabio. Adesso Conti può ripartire, apre proprio da Toschi. Pozzi apre verso Ercolani che può andare anche l'uno contro uno, preferisce scaricare da Robby Conti, anche lui ha una buona opportunità per puntare il proprio avversario, lo fa, porta a casa la rimessa laterale Robby Conti. Ivan Pozzi ha spazio davanti a sé, punta il proprio avversario, cerca il destro, lo trova, calcia verso la porta e per poco non passa sotto la schiena del portiere. Ottimo spunto da parte di Pozzi, palla che anche grazie un po' al terreno bagnato stava finendo verso la porta, ma si rimane 1-0. Conti, Ercolani, scarico da Pozzi e quindi possesso per la Gugliese. Palla in verticale a cercare Ercolani che riesce a mantenere il possesso, riesce quindi a portare a casa una rimessa laterale. Ercolani scambia con Toschi, poi palla recuperata dallo Schalke, può ripartire il numero 11, la alza ma Pozzi come sempre capisce tutto in anticipo, palla che non esce, mantiene ancora il possesso Pozzi, apre da Conti, poi in controtempo, palla che rimane in campo. Ercolani, Pozzi, Conti,
Va su Mancino Conti e non riesce però a calciare, ma riesce a portarsi a casa un calcio d'angolo, l'ennesimo nella partita di oggi per la Gugliese. D'altra parte ne abbiamo ancora visto uno invece per lo Schalke. Il risultato che per quanto si è visto fino ad ora ci sta che sia su 1-0. Alla fine è rinvio dal fondo, non c'è stata deviazione secondo il direttore di gara. Si riparte quindi dalle mani dell'estremo difensore dello Schalke. Ancora una volta buona lettura da parte di Pozzi. Rimessa per lo Schalke. Palla lunga, controllo il numero 11, controllo invece un po' difettoso alla fine, che scorre via sul fondo. Rinvio per Rinaldi. Tanto è uscito anche Roby Conti per lasciare spazio a Cristoni, numero 10 della Gugliese. New entry in questa fase finale. Palla un po' corta da parte di Pozzi. In realtà la palla forse era anche data con i tempi giusti e con la velocità giusta, ma il campo in questo caso è stato nemico, fermando il pallone. Adesso Cristoni porta a casa la rimessa laterale. Pozzi prova, Cristoni apre sulla sinistra dove si propone Ercolani. Uno contro uno per Ercolani, che cerca lo spazio per il destro. Ercolani non calcia, poi serve Toschi. Ancora Toschi, e si tocca il pallone con il destro. Tira con il mancino, poi Cristoni. Insiste la Gugliese con Ercolani. Passaggio corto da Pozzi, che calcia alto. Insiste per la Gugliese. È una fase concitata del match. Adesso prova anche un po' a salire in realtà lo Schalke, che ogni tanto prova a presentarsi nella zona di Rinaldi, ma fa fatica a calciare con pericolosità verso la porta del Gugliese. Pozzi interviene. Palla che finisce ancora una volta in rimessa laterale, che sarà a favore per lo Schalke. Pozzi, buon anticipo, può andare Pozzi, che poi serve Toschi. Ancora Pozzi, allarga verso Ercolani. Provvidenziale l'intervento da parte del difensore, che trova il portiere, che ha potuto controllare le mani trattandosi di passaggio chiaramente non volontario. Si muove Ercolani, che viene servito, apre verso Toschi, ha tanto spazio Giacomo Toschi, che può andare anche al tiro. Ci prova, palla che termina fuori, ha provato con il mancino Giacomo Toschi, palla che esce. Esce anche Ercolani per lasciare spazio a Cristoni. E apre verso Toschi, uno contro uno per Toschi, palla che adesso termina in out. La rimessa per ancora a favore della Gugliese, che insiste. Ivan Pozzi, Cristoni, Pozzi da Rinaldi, girato di spalle perché c'è scaricare da Toschi e quindi ripartire con cautela. Cristoni in verticale, trova Toschi che non riesce a scambiare con Cristoni, quindi Pozzi, ancora Rinaldi, uno contro uno, cerca il destro, lo prova, palla fuori e anche di un po'. Ci ha provato però Rinaldi, che si è ritagliato bene a questo spazio per calciare verso la porta. Rimessa a favore della Gugliese, che batterà Toschi, dentro da Cristoni, che protegge di forza, di grinta, di rabbia questo pallone. Poi lo scarica, zona Rinaldi, che può andare anche al tiro. Lascia Toschi, che non riesce a scambiare con Rinaldi, poi calcia verso la porta. E allora perde anche un tempo interessante secondo me verso Rinaldi, di conseguenza anche il pallone. Pozzi perde il pallone, Pozzi, e a tu per tu il numero 11, che calcia verso la porta e batte Rinaldi e trova il pareggio. E di nuovo parità. E adesso la partita si fa interessantissima, perché non manca molto al termine. Il pareggio è stato ristabilito. Non tante occasioni per lo Schalke, diverse invece per la Gugliese, che non le ha sfruttate. E questo si traduce nel risultato di 1-1. Si riparte quindi su questo punteggio, sulla parità tra Gugliese e Schalke 104. Errore di Pozzi, ha dato tantissimo spazio al numero 11, che si è trovato davanti a Rinaldi, lo ha battuto. Pozzi non trova il passaggio giusto, quindi può andare ancora una volta il numero 11, che cerca il destro. Lo trova! Palla che termina fuori, ma adesso i pericoli arrivano per la Gugliese. E come? È arrivato anche il gol, magari la prima occasione effettiva, netta per lo Schalke. Ma adesso gli spazi per il 2-1 effettivamente c'erano. Pozzi, palla che si ferma un po', ma viene comunque raccolta da Rinaldi, che alza verso Cristoni. Cristoni cerca sempre questo lavoro di spalle verso la porta, trova Pozzi, Pozzi calcia, murato. Pozzi vuole anche farsi perdonare un po' il suo errore con questo spunto. Pozzi calcia verso la porta e poi Rinaldi, ostacolato, non c'è fallo come avrebbe chiesto lui. Intanto esce Toschi, rientra Fabio. Non ha giocato moltissimo forse in questa finale Fabio, ha trovato il gol di vantaggio sino ad ora decisivo, perché comunque siamo sul risultato di parità di 1-1. Adesso rientra in campo per dare il proprio apporto in questi ultimi minuti di match. Cristoni protegge, come sempre, tiene il pallone, lo difende e apre da Fabio. Uno contro uno per Fabio, cerca il mancino, non lo trova
chiuso deve tornare da Pozzi, che apre con l'esterno da Cristoni. Si può porre Rinaldi sulla linea, apre invece Cristoni da Pozzi, che può andare uno contro uno. Pozzi va a sfidare la difesa avversaria, poi serve Rinaldi che cerca il passaggio in mezzo per Fabio, quindi Pozzi apre lui invece da Fabio, che ha un buono spazio, un buono spunto, ma non riesce ad eseguirlo in questa fase. Poi Cristoni verso la porta, para il portiere. E allora manca solo un minuto alla fine del match, come suggerisce il direttore di gara. Palla dentro il numero 6 che può calciare Fabio Mura, ma si rimane lì. Fabio insiste, non riesce a ritrovare il pallone, ma lo tiene lì il proprio avversario. E poi recupera Pozzi. Fabio vuole ripartire, ma si trascina il pallone fuori. Non c'è stata neanche deviazione, quindi la rimessa è a favore dello Schalke. Manciata di secondi al termine del match. Palla lunga su cui si avventa Rinaldi. Recupera però lo Schalke 104. Pozzi adesso può ripartire per l'ultima azione. Pozzi cerca Fabio, non lo trova, palla che si ferma, Fabio insiste, uno contro uno, va da Cristoni che calcia, palla che termina fuori, rimessa che batterà Fabio. Manca ormai pochissimo al termine di questo match. Era forse veramente questa l'ultima occasione per la Pugliese per evitare i rigori. Fabio va da Pozzi che deve proteggere, ancora Fabio, si rimane lì, difende il pallone con le unghie e con i denti. Poi è costretto allo scarico. Adesso serve Rinaldi che prova lo spunto. Apre nella zona di nessuno. Palla che termina in out. E termina anche il match sul risultato di 1-1. Pugliese che non è riuscito a trovare il gol del raddoppio in questa partita. Sicuramente avrebbe meritato qualcosa di più, ma non ha sfruttato tutte le occasioni che gli sono capitate. A differenza invece dello Schalke 104, che ha realizzato la rete con il proprio numero 11, un gol della parità che vale calci di rigore. Adesso invece si stabilirà la vincente di questo torneo con i tiri dal dischetto. Chiaramente c'è meno bravura qua, ma più lotteria, più fortuna. Vediamo come se la caveranno le due squadre. Brutto anche parare rigori in questa situazione. Fa piuttosto freddo, pioggia sulla schiena, sicuramente brutta situazione per i portieri, specie secondo me per Rinaldi, che durante l'arco della partita non è stato molto impegnato. Parte la Pugliese, ovviamente a parare invece il portiere dello Schalke. Parte Ivan Pozzi dal dischetto. Fa molto molto freddo, mamma mia. E invece no, va Fabio, hanno cambiato idea i due ragazzi, sono confrontati, alla fine il primo tiratore va Fabio, che ha sbloccato lui questa partita, questa finale. Adesso deve confermarsi con il rigore. Posizione il pallone, tutto pronto, rincorsa lunga comunque da parte di Fabio, pronto a far esplodere il mancino. Ora conto i passi, fischio dell'arbitro, parte Fabio, traversa, palla schizza sulla traversa e finisce alta. Dunque parte con un errore la Pugliese. Non ha calciato nemmeno male Fabio di potenza, non ha trovato però la porta, che era la cosa chiaramente più importante. Adesso lo Schalke, parte il numero 11. Il tiro! E trova la rete, quindi è vantaggio per lo Schalke 104. Adesso tocca ad Ercolani, che va a prendersi la mattonella del dischetto. Allora, conto i passi anche Ercolani. Parte lui e trova il riflesso da parte del portiere. Adesso c'è già l'occasione per andare sul 2-0 per lo Schalke, che chiaramente indirizzerebbe la finale notevolmente. Occasione per il 2-0. Parte il numero 69 che calcia fuori, fuorissimo, bruttissimo rigore da parte del numero 69 dello Schalke, e quindi palla che finisce sui piedi di Robby Conti, che adesso deve sicuramente accorciare le distanze. Non può sbagliare, il rigore molto pesante. Robby Conti trova il gol. Abbiamo visto sbagliare poche di queste occasioni, anche con il Balza quest'anno, anche per quanto riguarda i tiri liberi. Trova il gol Robby Conti. E dunque adesso si può tornare in parità con un eventuale errore da parte numero 6, nonché capitano dello Schalke. Parte subito! E palla che passa! Aveva intuito, se non sbaglio, Rinaldi, ma comunque trova l'impatto con il pallone un po' debolmente, non basta per mandare il pallone fuori dalla porta. Parte Cristoni, palo gol! Bacio al palo e palla termina poi nell'angolo opposto. Il numero 11 adesso ha realizzato un gol importantissimo, perché siamo nella stessa situazione di prima. Se 10 sbaglia siamo di nuovo in parità. Parte il tiro, incrocio. Portiere da una parte, palla dall'altra, e quindi rigore decisivo per Ivan Pozzi.
che deve per forza di cose segnare, altrimenti sancirebbe la sconfitta. Pronto a tirare il rigore Ivan Pozzi. Parte Pozzi, para il portiere e a vincere il torneo lo Schalke 104. Para due rigori sui cinque. E dunque la Gugliese, che aveva realizzato un torneo praticamente perfetto, si trova appunto a perdere questa finale in una maniera anche inaspettata per quanto si è visto nei 20 minuti. Allora, molti delusi, anche perché probabilmente non si aspettavano nemmeno loro questa sconfitta dopo un percorso praticamente netto. E dunque rigori a vincere era lo Schalke 104. Ne hanno vinte tante, perdono questa ai rigori, i ragazzi della Gugliese. Ed eccoci quindi tornati a casa, finalmente anche in condizioni climatiche migliori. Possiamo quindi proseguire con l'intervista, chiudere il video e chiederti anche un po' com'è andata oggi e com'è andata questa finale che avete perso. Sì, purtroppo abbiamo concluso male, ma c'è da dire che le condizioni climatiche sicuramente sono state l'aspetto che ha inciso secondo me di più su questa partita, che alla fine c'era poco di partita oggettivamente secondo me. Sergio, ripensi comunque si potesse fare qualcosina in più, anche te non sei riuscito a realizzarlo, colpito da traversa non ci sei andato lontano, però poi alla fine quello che conta è segnare. Beh sì, sicuramente, ma le sfide di rigori sono sempre un po' una lotteria. Non dovevamo neanche arrivarci, gli avversari avevano perso contro squadre con cui noi abbiamo vinto facilmente, quindi era una partita da vincere sicuramente sul campo senza dover arrivare ai rigori. Sì, comunque anche nella finale ti sei tolto la soddisfazione del gol, un gol che poi alla fine è stato recuperato dagli avversari con la rete da parte del numero 11, però comunque anche in questo caso un gol anche abbastanza pesante poi per l'esito del match. Beh sì, ho fatto abbastanza gol, ma purtroppo alla fine non è stato così importante visto che abbiamo perso comunque. Purtroppo è andata così, anche ti dispiace anche di aver perso in questo modo con una palla persa, diciamo, neanche completamente per colpa di Ivan, perché non siamo abituati a giocare in quelle condizioni, quindi dispiace per quello. Poi immagino che anche come giocatori tecnici come Ivan e te in un campo così avete fatto ovviamente più fatica. E noi adesso andiamo a sentire anche quelle che sono le domande di Antimo per Fabio. Eccoci Fabio, anche con le mie domande. Sicuramente un bellissimo torneo, peccato davvero per la finale, perché eravate a un passo così per poter centrare l'obiettivo, non ci siete riusciti. È battuto anche un bel rigore, ideologicamente sei stato sfortunato e beccato la traversa, però come dicevi tu, in un campo del genere non si può giocare a futsal. Sì, vabbè, in realtà non sarebbe futsal, sarebbe calcetto. Sì, calcetto, vabbè. In ogni caso, secondo te la partita era da rinviare o da spostare anche nel campo in cui avete fatto ottavi e quarti? Perché lì il campo era messo meglio. Mi hanno fatto spostare nell'ultimo campo, quello più vicino alla fine al tendone, allo stand dove c'erano tutti ad assistere. Però era il campo messo peggio, cioè questo anche ha inciso. Vabbè sì, sicuramente. Sì, secondo me la partita non si può fare in quelle condizioni, o comunque si può fare perché comunque il torneo magari non era troppo importante. Lo possiamo prendere un po' come torneo di riscaldamento per i prossimi, visto che è stato il primo di questa stagione estiva. E quindi niente, speriamo di vincere i prossimi. Tra l'altro ci sono tanti tornei in ballo, a quanto ho saputo, giusto? A quanto ho saputo, perché io sono all'oscuro di tutto, sappiate. Tra l'altro anche un torneo molto importante, quindi questo, come dicevi tu, è un riscaldamento per arrivare ai prossimi e provare a vincerli. Sì, sì, sicuramente i prossimi saranno molto più difficili, molto più competitivi, e quelli saranno veramente più importanti da vincere. Tra l'altro abbiamo sentito anche un Giacomo Toschi che, facendo un provino per il Grande Fratello, e mi arrivano indiscrezioni che mi dicono che sarai anche tu uno dei potenziali concorrenti per l'anno prossimo. Sì, penso che parteciperò e quindi... Ma perché dovrebbero prenderti? No vabbè, mi hanno già preso perché... Perché giochi bene a calcio? Sì, perché a futsal. A futsal, hai ragione, a futsal, ma corretto. Dai, detto questo, momento trash a parte, direi che possiamo andare definitivamente in chiusura. E allora ragazzi, noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun altro appuntamento. Inoltre lasciate un bel like, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.